inventato questa cosa a sostituzione della Dublin Dance Summer School che avveniva qui a Dublino e adesso invece è sparsa un po' in tutta Italia e ho il sospetto di essere l'unica persona a Dublino, quindi forse stiamo raccontando un po' una bugia, però una bugia incarnata su questa esperienza dell'anno scorso della Summer School che dovrebbe continuare anche il prossimo anno. Molte delle persone che si stanno collegando conoscono il meccanismo, abbiamo un po' pensato questa cosa, per gli altri poi verrà spiegato meglio da Francesco Lucioli che lavora a UCD e da Igor Candido che invece lavora, insegnano entrambi qui all'Università di Dublino e Igor è a Trinity College Dublin. E niente, abbiamo cominciato 2 giorni fa con un'incursione nell'Italia di Dante grazie al libro del professor Ferroni, poi ieri con il professor Carrai abbiamo parlato in particolare proprio dell'inizio del purgatorio propriamente detto e poi ieri sera c'è stata questa discussione proprio dal mondo irlandese sull'economia, la finanza, la pandemia tra Dante e il mondo contemporaneo ed è stato un economista a parlarne ed è stata molto molto divertente peraltro. E invece questa sera abbiamo 2 protagonisti importantissimi del teatro italiano, Marco Martinelli e Ermanna Montanari, inventori e creatori del Teatro delle Albe che hanno un progetto meraviglioso sulla commedia. Il teatro della commedia è la commedia che coinvolge la gente e che fa veramente apparire il testo in modo totalmente inaspettato a volte, ma necessario. E parleranno con un critico teatrale che è Andrea Porcheddu, che abbiamo conosciuto grazie a questa felice circostanza e a presentarli c'è un amico, una persona che c'è davvero molto molto cara che è diventata sempre più presente nell'immaginario e nell'esperienza quotidiana degli italiani anche alla televisione. Io ogni pomeriggio alle 3 devotamente ti ascolto nelle tue lezioni di libertà. E io non so, io ho l'impressione che Edoardo sia una specie di folletto buono e generoso, curioso e dotato di questa cultura spaventosamente vasta e che mai è esibita poi tra l'altro. Uno dice ma questo sa tutto? Non te lo fa nemmeno pesare. Niente, niente parliamo di Purgatorio, parliamo di Dante, di Divina Commedia e le esperienze che già abbiamo avuto ci hanno mostrato che questo organismo meraviglioso dove ogni elemento è una specie di frattale che si espande in altre direzioni, questa volta lo vediamo attraverso la lente del teatro ed è una bellissima avventura che vi ringraziamo di aver voluto condividere con noi. Quindi Edoardo, a te. Ma tu stavi mangiando. No, fa un caldo tremendo. Qui a Roma, dove sono, e non nella splendida Dublino, fa un caldo tremendo e quindi mi sono preso una cosa da bere, sto masticando del ghiaccio. Allora, mentre Edoardo mastica il ghiaccio, volevo solo fare una introduzione pratica al fatto potevi che... Potevi intervenire prima, così non ho fatto in tempo. Chiedo scusa. Guarda, scegliere i tempi è fondamentale. Hai ragione. Vabbè, diciamo, diamo la colpa alla connessione. No, è purgatorio tuo. Dai, andiamo. No, volevo solo ricordare a tutti che questa sessione è registrata e che quindi poi verrà pubblicata online sul sito della Dublin Dante Summer School e vi ricordo che nel partecipare a questa sessione, nel porre domande, accettate naturalmente di essere registrati. Invito tutti a tenere per favore i microfoni chiusi, le persone che non devono parlare, per evitare rumori di sottofondo e sarà naturalmente possibile poi porre domande ai protagonisti, magari registrandosi sulla chat room in modo tale poi da poter dare un ordine agli interventi. E ancora una volta grazie e benvenuti. Adesso Edoardo, vai a te. Adesso sì. Allora, grazie Francesco e grazie Renata e viva l'Istituto di Cultura
italiano a Dublino, evviva Dante Alighieri, evviva James Joyce, perché Renata Sperandio sa che, insomma, ogni anno verso Bloomsday io giungo a Dublino proprio per festeggiare Joyce, che è un po', insomma, il simbolo, il centro, l'elemento vitale, no? Che racconta tutto questo. E quando Renata Sperandio mi ha chiesto di introdurre questo incontro, dove si parla di questa operazione magnifica, gigantesca, fantastica, e la racconteremo, che fa il Teatro delle Albe su Dante Alighieri, io ero contentissimo, perché era anche l'occasione, proprio giusto che sia Dublino, che sia giusto che sia la capitale raccontata da James Joyce, perché esiste un legame fortissimo tra James Joyce e Dante Alighieri, un legame tutto da raccontare, e che è stato ovviamente molto raccontato, è stato molto studiato. Quindi io partirei da qui, cioè partirei con il legare la città di Dublino con la sua figura protettrice, che è quella di James Joyce, con la figura di Dante Alighieri. Le possibilità di raccontare tutto questo, di legarlo, sono davvero molte. La prima è che a me fa sempre molto sorridere, è che nel Finnegan's Wake, che è l'ultima opera di James Joyce, Dante Alighieri è molto presente, e ci arriveremo e lo racconteremo. È molto presente, e viene chiamato a un certo punto con un nome meraviglioso. Voi sapete, in quest'opera, esattamente come Dante fece il miracolo di trasformare, no, quella che era la lingua ufficiale, che era il latino, no? E trasformarlo attraverso questo mix di lingue in Italia nella lingua assoluta. Ecco, James Joyce col Finnegan's Wake ha fatto un'operazione simile, cioè ha preso la multiformità delle lingue parlate, vive e morte, l'ha trasformata non in un linguaggio che specialmente le accoglieva un numero enorme, ma specialmente in questa operazione di congiungimento delle tante lingue ha ricreato, ha rilanciato in avanti una lingua possibile, quella che lui chiamava la lingua del futuro. Bene, James Joyce nel Finnegan's Wake chiama Dante Alighieri con un nome bellissimo in questa trasformazione linguistica, lo chiama Dante Alligator. Ed è stupendo, perché Dante Alighieri diventa subito quasi un personaggio di Walt Disney, no? Dante Alligator, sembra uscito da un cartone animato, sembra uscito da quel potere immaginativo della fantasia dei bambini, no? E questo, vabbè, è un elemento curioso, interessante, quasi quasi a me verrebbe nel corso di tutta questa nostra conversazione chiamare Dante Alighieri, chiamarlo sempre Dante Alligator, no? E accettare quindi la sfida che ha fatto James Joyce. Ora, noi parleremo di Purgatorio, del Purgatorio, e di Purgatorio, cioè questa meravigliosa operazione teatrale. Marco Martinelli ed Ermanna Montanari hanno lavorato sulle Tre Cantiche, no? Sull'Inferno, sul Purgatorio e sul Paradiso. Oggi ci concentriamo, perché questa Summer School sta affrontando soprattutto il Purgatorio, ci concentriamo sul Purgatorio. Il lavoro che hanno fatto Ermanna e Marco, e non solo loro, ma tutto il Teatro delle Albe e tutte le persone delle varie città in cui loro vanno a mettere in scena l'Inferno, il Paradiso, il Purgatorio, è un lavoro super collettivo, anzi, che della collettività, esattamente come in James Joyce, non è la somma delle lingue, la lingua di Finnegan's Wake, la somma delle lingue, diventa un'ulteriore cosa, quella lingua. In questo caso la collaborazione di una città alla creazione, alla messa in scena di una delle cantiche di Dante Alighieri diventa non la somma delle collaborazioni guidata da Marco ed Ermanna, ma diventa un'ulteriore espansione, cioè è il classico principio per cui la somma delle parti è più, no, della totalità delle parti stesse, no? È un principio importante. Allora, dicevamo, Purgatorio, il lavoro su Purgatorio è un lavoro profondamente joystiano, cioè io per prepararmi a questa introduzione mi sono andato a rileggere un testo degli anni 20 di Samuel Beckett, altro grande irlandese, dove Beckett stava già lavorando sul Finnegan's Wake quando il Finnegan's Wake doveva ancora uscire, cioè, se ricordo bene, il testo è del 28 e il Finnegan's Wake sarebbe uscito 11 anni dopo, cioè nel 1939, ma Beckett era uno dei più grandi collaboratori di Joyce in quegli anni, conosceva alcune parti che il maestro stava scrivendo,
e quindi ha potuto già ragionare sul libro che sarebbe uscito 11 anni dopo e su cui Joyce stava già lavorando tra il 28 da 6 anni. Per darci un'idea di cosa significa le opere. Allora, Samuel Beckett in questo saggio dedicato a Joyce e a Dante, anzi dedicato a Dante, Bruno, Vico e Joyce, no? La Trinità, escludendo ovviamente la figura di Joyce. Beh, insomma, ci racconta e ci mostra molte cose interessanti. Questo io, se guardate, quando io parlo di Joyce e di denti alligator potrei non finire mai, quindi fatemi dei gestacci se dico troppe cose a lungo. Ma insomma, teniamoci Beckett per la fine. Quello che è interessante è appunto il lavoro sul purgatorio, come Marco ed Ermanna lo presentano. Loro lo presentano innanzitutto con un concetto decisivo e molto semplice, quello del ricominciare. Il purgatorio è la cantica del ricominciamento, si apre all'alba e in quest'alba qui le persone possono tornare a sperare, a lottare per la propria speranza, no? E quindi mettono in gioco una dimensione certamente privata, ma anche di lavoro collettiva, no? Di stare insieme, di provarci, no? Di arrivare e di accettazione del destino e di misura con quel destino umano, troppo umano. Ora, quest'idea purgatoriale, no? Che di denti alligator e che Marco ed Ermanna, su cui Marco ed Ermanna e tutto il gruppo, come ho definito prima, lavorano, questa idea qui è l'idea profondamente joyciana. Cioè, se voi ci pensate, Finnegan's Wake, per esempio, già il titolo, e lo sappiamo, Finnegan's è Finnegan's, la negazione della fine. C'è l'inferno, accidenti, l'inferno, il mondo infero, il mondo notturno, il mondo dei sogni. Finnegan's Wake è tutta un'opera infera, cioè si sta dentro il sogno del protagonista, e questo protagonista, che appunto Here Comes Everybody, e tutti noi, e quella comunità su cui maiacoschianamente Marco ed Ermanna stanno lavorando, ecco, quei tutti noi stanno nell'inferno, ma il libro si conclude con l'alba, con l'arrivo, esattamente come si apre il purgatorio, con l'arrivo delle prime luci che risvegliano un poco la protagonista. Quindi, come in Ulisse, Molly, il libro si conclude con Molly che cerca di addormentarsi nel dormiveglia, si lascia andare con i suoi pensieri. Qui il libro si conclude con la protagonista femminile che si sta risvegliando, e quindi risvegliando muore all'inferno, al mondo infero, al mondo dei sogni, che era la sostanza del libro stesso. E quel suo risveglio si ricollega poi con l'inizio, un eterno ritorno degli denti, che è una situazione meravigliosamente purgatoriale. Allora, il ricominciare, il negare la fine, il poter sperare comunque, e questa è la prospettiva joyciana. Cioè, tutto sommato, questo lo racconta anche Samuel Beckett in questo saggio, quando parla proprio l'ultima pagina, si concentra sul purgatorio, e nell'ultima pagina in cui Beckett si collega col purgatorio di Dante, beh, dice, Dante ha questa idea del purgatorio che è ancora un passaggio, ovviamente, per poi accedere al paradiso. Per James Joyce, invece, il purgatorio è una sfera, non esci mai, ma devi imparare ad accettare quel continuo bisogno di ricominciare, devi imparare ad accettare che non c'è nessun dover essere, nessun ordine che impone a nessuno una verità, e quindi appunto una morale, nel senso importante del termine, ma la crescita spirituale è una crescita che ti fa accettare, tutto sommato, in maniera un po' alla Leopold Bloom, no? In una maniera anche umana, troppo umana, dolce, accogliente, eccetera, vizi, virtù. Samuel Beckett parla proprio di vizi e virtù. Quindi, ecco, ecco perché Dublino, ecco perché Joyce, ecco perché Denti Alligator, e continuo a chiamarlo così, e non accetto di chiamarlo col suo nome anagraficamente corretto. Ecco, tutto questo. E perché anche il lavoro di Marco ed Ermanna in tutte le città del mondo, cioè la loro Divina Commedia, il loro Dante, lo possono portare dappertutto. Anche questo è un insegnamento joyciano. Joyce, nei suoi libri, non ha fatto altro che parlare di Dublino, ma da Dublino è mancato praticamente sempre, se n'è andato via giovanissimo, ma ha trasformato Dublino come città universale. Dante Alighieri è la città universale del nostro pensiero, delle nostre
possibilità espressive, è ancora una terra tutta da abitare per espandere la nostra coscienza, e quindi Dante Alighieri può andare dappertutto perché è la capitale universale, esattamente come Dublino è la capitale universale, così come ci ha insegnato il maestro James Joyce. Allora, questo per dire, parliamo di Dante Alighieri, parliamo della Divina Commedia, siamo a Dublino e siamo sempre protetti dal grande maestro James Joyce. A voi! Andrea, vuoi dire qualcosa? Vabbè, è difficile intervenire dopo di te, Edoardo. Vabbè, ma io ci ho giocato in casa, dai. Mi hai aperto un mondo meraviglioso, molto, un mondo meraviglioso come sempre fai nelle tue trasmissioni, quando ti ascoltiamo alla radio, quando scrivi. Allora, sì, intanto va detto che Mr. Alligator è un grande drammaturgo, perché non è solo un autore da leggere, no? Siamo tutti abituati alle letture dantesche, Carmelo Bene, straordinario, no? Ce lo ricorderemo sempre tutta la nostra vita, ma è anche un autore che viene messo in scena sistematicamente e si svela per un raffinatissimo autore teatrale. Allora, voglio citare, mi ricordo ad esempio un allestimento molto bello sul finire degli anni Ottanta, fatto dai Magazzini, Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, con riscritture dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, affidate a tre grandi poeti italiani, no? Insomma, che in qualche modo hanno reinventato la lingua dantesca, Luzzi, Sanguinetti, Giudici, con grandi esiti. Ricordo anche un allestimento poco felice, invece in questo caso di Muntas Necrosius, ma anche allestimenti in danza, addirittura possiamo prendere Mr. Alligator come un drammaturgo e coreografo, no? In qualche modo. Allora, tutto questo sicuramente è evocato nel lavoro che hanno fatto Ermanna e Marco, ma qui c'è qualcosa di straordinariamente bello, che è appunto la polis, che è la politica, quella che tu hai evocato, Edoardo, adesso. Già a partire dal lavoro fatto sull'Inferno, a Ravenna, che era un lavoro che nasceva da una chiamata pubblica, no? Così come poi è stato per il Purgatorio. Una chiamata pubblica vuol dire chiamare i cittadini a condividere la scrittura di Dante. Quindi in qualche modo la scrittura, quei testi lì, quel Purgatorio, quell'Inferno, sono stati momenti condivisi linguisticamente e politicamente, ma condivisi anche nei luoghi. Questa era un'altra cosa straordinariamente bella degli allestimenti che hanno fatto il Teatro delle Albe, cioè la reinvenzione di luoghi che noi conosciamo abitualmente, le città, Ravenna, Matera, no? In occasione della capitale della cultura. Ebbene, questi luoghi esplodevano, si svelavano con una bellezza, con una forza inusitata, no? Veramente delle sorprese. Un giardino diventava veramente il luogo dove tornare a rivedere le stelle, o dove chiamare la responsabilità, come era sulla fine del Purgatorio, chiamare la responsabilità ai cittadini. Cosa vogliamo fare adesso, no? di questa serva Italia di Doloro Ostello. E allora, questa reinvenzione dei luoghi, questa condivisione della lingua di Dante la trasformava in una lingua civile, fortissima, altissima, che era poi in gran parte anche la lingua di Pasolini. Pasolini torna sia nell'Inferno che nel Purgatorio, no? E torna assieme ad altri poeti, ad altri autori, a Etty Hill, insomma, Walt Whitman, a Majakowski, a Meyerhold, e torna in modo, e tutto si tiene, meravigliosamente. Cioè, Dante parla con Majakowski e si intendono benissimo, e dicono la rivoluzione che si può fare, urlano al cielo le loro parole, no? e lo fanno con una linearità, con una gioiosità che è straordinaria. E allora questa è stata per me, insomma, diciamo, l'esperienza di spettatore di questi spettacoli, anche di studioso se vogliamo, ma insomma, quando sei lì non sei più né critico né studioso, sei spettatore, sei cittadino che ritrova
la Divina Commedia come qualcosa di conosciuto e condiviso, non di difficile, non di lontano, non di astruso, ma sono testi che ci parlano di oggi, ci parlano di noi, con la nostra lingua. Ermanna che gridava al megafono e noi che rispondevamo. Marco vestito di bianco, ma era meraviglioso, era un gioco meraviglioso. Rispondevamo in questa ritualità popolare, popolare, semplice, e che però ci parlava di oggi come non mai. Allora, tanto più il Purgatorio è stato un momento anche di grande forza didattica, no? Alcuni critici hanno messo in evidenza questa cosa. Una grande forza didattica perché? Perché ci spingeva a riflettere su di noi, no? Come fa sempre il grande teatro, ci illumina la biografia. Poi io lo dico sempre, il Teatro delle Alghe, il teatro di Ermanna e Marco, su di me ha un effetto retroattivo. Dopo anni io dico, ah, ho capito quella cosa, no? Cioè, e mi tornano di spettacoli degli anni 80, degli anni 90, no? Che lì per lì magari non capivano, e invece poi tornano fortissimi. Perché? Perché hanno la lungimiranza degli artisti, hanno la lungimiranza di chi ti sa dire adesso quello che accadrà, quello che sta per accadere. E ci indicano anche delle strade meravigliose, che sono le strade quotidiane delle nostre città, come era per Dante, Mister Alligator, no? Le strade delle nostre città che noi le attraversiamo e le riscopriamo. Allora mi piace anche in questo collegare un altro lavoro che hanno fatto straordinario in Kenya. Allora, come dicevi tu giustamente, no? La polis, la città che si ricostruisce in questo viaggio, in questo attraversamento. Ebbene, Dante è risuonato meravigliosamente a Kibera, in Kenya, con una semplicità e con un'efficacia con cui, vediamo, c'è un documentario che testimonia questa avventura straordinaria, no? All'interno delle scuole di quel luogo, e c'è un ragazzo che dice, io sono Dante. E tutti dicono, va bene, cioè, sono bianco, sono... in Italia e sono a Ravenna, ma Ravenna è qui. La cosa sto riassumendo, scusatemi Ermanno e Marco, sto riassumendo male. Ma insomma, il luogo diventava immediatamente vero. E fra l'altro, Andrea, scusami, ma c'è forse una cosa importante da dire, che i partecipanti iscritti alla Dante Summer Schools hanno il link con il documentario proprio del lavoro fatto in Kenya. No, volevo dirlo perché è una cosa bella. Benissimo, e quindi non aggiungo, vedetelo perché è stupendo, è commovente, è straziante, no? È straziante, di commovente bellezza vedere questa camminata, questa piccola tribù che attraversa la città e grida la poesia. Allora, questa forse è la cosa straordinaria che hanno fatto il Teatro delle Albe, Ermanna, Marco, con tutto lo staff, che è una famiglia enorme, quella delle Albe, quindi giustamente loro sono qui a parlare, ma insieme alle Albe c'è tutto un mondo e lo sanno benissimo, quindi parlano sicuramente a nome di tutti quanti, no? Di tutte le guide, di tutti i maestri che loro hanno coinvolto e che hanno formato. Allora, la cosa bella è proprio questa, cioè questa capacità di fare della scrittura di Dante una scrittura politica, nel senso che riesce a reinventare la città. Oggi come mai abbiamo bisogno di ricominciare, no? Di ricominciare di affidarci l'uno dell'altro, affidarci dei luoghi, affidarci della piazza, no? Di stare liberamente in piazza, in strada dopo mesi di chiusura. E allora quelle esperienze lì già ci davano delle indicazioni pre-quarantena, pre-chiusura, ci davano delle indicazioni su come è possibile ricostruire il tessuto sociale, come è possibile ritrovare la società, come è possibile ritrovare la polis e quindi la democrazia. Dio buono, non è un elemento da sottovalutare. Cioè mettere assieme una città, mettere assieme dei cittadini attorno a Dante o grazie a Dante, significa anche ripensare il ruolo della cittadinanza, le possibilità della cittadinanza. E quindi attraverso il teatro, attraverso questo grande drammaturgo che scriveva commedie brillanti che si chiama Dante Alligator,
veramente abbiamo avuto la possibilità di ripensarci in quanto cittadini. E questo, secondo me, è la cosa, il risultato più alto che le Albe hanno ottenuto attraverso Dante. Non solo l'omaggio a una scrittura, non solo l'omaggio a una, a uno straordinario testo, figuriamoci, non sta a me certo dirlo, non solo l'ennesima lettura alla Benigni, no? Ma qualcosa che veramente ritrova senso civico attraverso la poesia. E qui mi fermerei, poi magari torniamo dopo. Bene, Marco Edermanna, è più difficile rispondere a tutte queste sollecitazioni che mettersi a fare il purgatorio, l'inferno e il paradiso. No, beh, intanto però grazie a Renata per questo bellissimo invito, a Francesco, a Igor e Edoardo e Andrea che sono qui con noi in questa Dublino virtuale, no? Che però magari a Joyce sarebbe anche piaciuta l'idea. Ecco, no? Manca la birra, manca la birra. Manca la birra. No, posso dire una cosa. Anche grazie per le cose che avete detto bellissime sul nostro lavoro, ma noi siamo partiti da quando eravamo al liceo, cioè per lui parecchi anni fa, e ci confrontavamo su questi testi. Io stavo per Dante, Ermanna stava per Petrarca. C'era veramente... Eravamo quasi innamorati, ma prima abbiamo cominciato litigando proprio su chi era più grande tra i due. Ma perché Ermanna è un po' più raffinata, perché è facile stare con denti alligator. Petrarca è questo, invece è il massimo dello snobismo. È così, io ero per Walt Disney alla fine, no? Ma... E però poi ci siamo innamorati attraverso le discussioni sulla letteratura. E lì è nato Boccaccio. E lì è nato poi il Teatro delle Albe. Ci siamo sposati nel settembre del 77 e 10 giorni dopo eravamo in scena con Aspettando Godot di Samuel Beckett. Quindi questo lega le cose bellissime che diceva prima Edoardo. Beckett fin dall'inizio, perché poi abbiamo messo in scena anche Finale di partita, affrontavamo i suoi testi, quelli anche che hai citato tu, quel saggio su Bruno, Vico, e quel bellissimo Dante and the Lobster, Dante e la ragosta, che è proprio un racconto indimenticabile. E poi c'è anche il Bell'acqua, insomma, come il suo maestro Joyce, anche Beckett ha vissuto tutta la vita con Dante. E se pensiamo che sul letto di morte, all'ospedale, sul comodino, c'era la Divina Commedia. È proprio questa, quindi il libro di un'intera vita, no? Di una Beckett's davvero life. E, però fin dall'inizio, da quando abbiamo cominciato, avevamo questo sogno di mettere in scena la Divina Commedia. Quei sogni da folli, da ventenni, cioè ai vent'anni pensi di mettere in scena, già mettere in scena Beckett a vent'anni. Ci vuole coraggio. Ma addirittura fare Beckett pensando che prima o poi faremo la Divina Commedia nella sua magnificenza non è un testo teatrale, quindi non è rappresentabile, no? Devi infatti trasformarlo, riscriverlo come hanno fatto i Luzzi, i Sanguinetti, e Federico e Sandro dei Magazzini. Ci siamo portati dietro Dante un po' come Garboli diceva di Molière, che diceva è stato il mio compagno di veglia, cioè me lo tenevo lì, era proprio una presenza, anche se scrivevo della Morante o di altri autori, Molière mi stava vicino. E così è stato Dante per noi, finché non abbiamo trovato un complice, ci vogliono sempre i complici giusti in questo tipo di avventure, il Ravenna Festival. Di Cristina Muti e degli altri direttori, che ci dicono sappiamo di questo vostro sogno, noi ci siamo, diteci, perché noi evidentemente loro avevano e hanno tuttora i mezzi per realizzare questa impresa, come avete definito, che è abbastanza smisurata, ecco, come smisurata è il desiderio, l'ambizione di mettere in vita Dante, perché noi diciamo che il mettere in scena ha senso se è un mettere in vita, cioè se riusciamo veramente a resuscitare lo spirito forte di questi nostri grandi antenati.
E quello che la prima mossa, diciamo, se fosse una partita a scacchi, che tra l'altro piacevano tanto a Beckett, se fosse una partita a scacchi, la prima mossa è stata: qual è il nostro modello per mettere in scena Dante? E abbiamo pensato alle sacre rappresentazioni medievali, le quali erano un teatro di massa, perché non c'erano un gruppo di professionisti che nel tal teatro mettono in scena un testo e il popolo assiste. Il popolo faceva il teatro nell'epoca di Dante. E si rappresentavano dei grandi miti, i miti di quella società cristiana del Medioevo, quindi o la vita di Gesù, la sua passione, o le agiografie dei santi. Dall'altra parte avevamo un altro modello evocato prima da Edoardo, che è Majakovskij, teatro di massa di Majakovskij e Meyerkol. E quanta vicinanza c'è tra questi modelli così lontani di secoli? È chiaro che là è un altro il mito che si celebra, è la rivoluzione russa, ma alla fine è qualche cosa che lega l'individuo e la comunità. Sono miti fondatori, miti che collano, colla spirituale, che tengono insieme una comunità. E allora lì abbiamo pensato: facciamo la nostra chiamata pubblica. Nel 2017 a Ravenna abbiamo detto: cittadini ravennati, chiunque di voi, non conta l'età, non conta il grado di istruzione, non ci interessa se non sapete nulla di Dante o sapete tutto, se siete anche stranieri residenti in questo momento a Ravenna, se avete voglia di creare insieme a noi questo evento, le porte del teatro sono spalancate. Ci siamo detti: beh, speriamo che vengano in 200 almeno, perché se no non puoi fare un teatro di massa con 30 persone, o no, Andrea? Devi farle correre velocissime. Appunto. Per dare l'idea. Oppure fai come con i carri armati di Mussolini, le fai girare, sono tanti. E invece sono venute veramente quasi 1000 persone, un migliaio di cittadini ravennati. E immaginatevi anche la nostra emozione a questi primi incontri, no? In cui incontravamo il popolo, perché in una società così massificata come la nostra, spersonalizzata, non è che non esistano più il popolo, la comunità, è che devi trovare un altro modo di incontrarli. Ma quando venivano le signore, le nostre casalinghe ravennati, gli operai, i consiglieri comunali, a cui però dicevamo subito: vi mettiamo nel cerchio dei politici corretti, di qualsiasi tessera politica siate, vi metteremo lì. Ed è stato un incontro magnifico, anche perché in realtà il nostro lavoro è un lavoro che cerca sempre di legare la grande arte teatrale, quella di cui possiamo essere modesti portatori, con la bellezza del coro, la bellezza dell'essere comunità, che è un segreto del teatro che apparteneva ai greci e che però nel corso della storia del teatro spesso è stato un fiume carsico, no? Si è inabissato. Oggi il teatro deve ritrovare questa bellezza, perché ritrovando la bellezza del coro ritrova quello che diceva Andrea prima, la bellezza della polis. Io sono noi, dice un proverbio africano commovente, che abbiamo in mente da quando ci inventammo l'arlecchino africano dei primi anni 90. Io sono noi, non perdo la mia identità se dialogo e mi confronto con gli altri, anzi la esalto. E in questo citiamo ancora un altro grandissimo poeta, che è Ezra Pound. Quando Ezra Pound dice: Dante è the everyman, cioè Dante siamo noi, ognuno di noi è perso in quella selva oscura, no? Ma infatti, Marco, hai detto una cosa che quando io prima parlavo, sì, non ero sicuro, ma mi ricordavo appunto di Ezra Pound, che è appunto quello che ha fatto in una certa misura, ha aiutato tantissimo Joyce a diventare James Joyce, eccetera. C'è un rapporto molto forte. E mi ricordavo questa cosa di Everyman di Ezra Pound, ma non ero sicuro. Ma in appunto il protagonista di Finnegan's Wake, HCE, Here Comes Everybody, anche lui è tutti quanti, cioè attenzione, ovviamente non lo so, ma risuona lo studio di Pound su Dante con quell'idea e il lavoro di Joyce con il suo Finnegan's Wake e con quel Finnegan's della rinascita, del ricominciamento, risuona parecchio. Assolutamente. E questa chiave di...
No, no, volevo chiedere una cosa poi Ermanna anche. Sì. Proprio per, no, è l'idea, cioè adesso qui un po' bisogna lavorare sul purgatorio, no? Cioè questa idea, io l'ho accennata prima, ne ha parlato anche Andrea, del ricominciamento. E del ricominciamento, Ermanna, che come ha spiegato Marco, è non si può che fare collettivamente. Cioè è affascinante l'idea che per mettere in scena la Divina Commedia, che è complicatissimo, voi l'abbiate risolta con la moltiplicazione, cioè coinvolgendo tutti, no? E che è anche un'idea di metodo interessante, una lezione di metodo interessante. Devo fare una cosa complicata e la risolvo accelerandola, cioè spingendola all'estremo. E questa è una, appunto, una grande intuizione di metodo che può servire di insegnamento per qualunque problema che ciascuno di noi affronta dal punto di vista intellettuale ed emotivo. E nello stesso tempo, però, come dire, corrobora ed ancora forza quell'idea invece che vi caratterizza ideologicamente, filosoficamente come teatro, è appunto che l'identità, come dire, esiste soltanto quando viene, si confronta ed esiste in mezzo agli altri, al noi. Allora, il ricominciamento del purgatorio è l'elemento collettivo di questo ricominciamento, di questa rinascita, Ermanna. Sì, nel senso che ricominciare è il purgatorio secondo noi. Cos'è accaduto? Inizio e c'è fragore. E beh, è il pubblico, è una pentola della cucina. Ma d'altronde, insomma, gli oggetti inanimati hanno una loro importanza. Ah, ma io sono contenta perché anch'io. È il metallo che dice la sua. Ma allora, per il purgatorio era questa l'idea. Si può ricominciare usciti dall'inferno, usciti da questo esofago così nero, così oscuro, che in realtà era poi per noi a Ravenna il teatro in cui operiamo. E il teatro in cui operiamo è una chiesa, l'edificio, un edificio del 1200. Allora noi abbiamo messo lì l'inferno e non è stato certo casuale, no? Il nostro luogo di lavoro dove operiamo, esso stesso opera e quindi inferno. Si può uscire dall'inferno e imparare la lingua dell'amore? L'amore è grazia, ma è anche una pratica quotidiana. E quindi noi abbiamo, questa era l'idea iniziale, estremamente semplice, ovviamente corale, perché è la coralità che è la radice non solo del nostro teatro, ma del teatro stesso, no? È cercare l'unisono, è cercare quella nota, quelle note. Allora noi abbiamo detto, va bene, invece di un teatro sarà una scuola lo spazio per il purgatorio. Abbiamo fatto non so quanti sopralluoghi in tutte le scuole di Ravenna, e una era troppo grande, un'altra era troppo piccola, e poi ci voleva il giardino dell'Eden, e il giardino dell'Eden non conteneva. Insomma, a un certo punto non l'avevamo visto, ma è apparso, nel senso che all'interno del Teatro Rasi, tra il Teatro Rasi e l'ospizio, c'è un giardino enorme, meraviglioso, nostro, all'aperto, ce l'avevamo lì, nel senso che finalmente usciti a vedere le stelle dall'inferno, noi avevamo messo una grandissima scala azzurra su un grandissimo albero per vedere le stelle, no? Come viatico verso il purgatorio, era lì. E non l'avevamo visto, sì, beh, zucconi proprio, e allora abbiamo detto, va bene, non sarà una scuola, noi pensavamo a una scuola con tutti i crismi, cioè proprio lo stereotipo della scuola, no? Chiusa, le pareti, le aule, i banchi. Allora abbiamo detto, va bene, mettiamo i banchi all'aperto, tutto nella parte vegetale di noi umani, il nostro vegetale, questo è il purgatorio. Siamo già nel giardino dell'Eden appena iniziamo il purgatorio. E questo ricominciare ad amare. E saranno i peccatori stessi che ci faranno lezione. Sarà Odierisi da Gubbio che ci dirà, ma insomma, no, la fama, questo soffio, no, di vento che subito si squaglia. Saranno
i vari Bonconte da Montefeltro, saranno Manfredi, saranno Pia dei Tolomei, a farci le loro lezioni. E quindi abbiamo cominciato così. E già dalla tomba di Dante, perché anche Purgatorio come Inferno sono processioni, è un pellegrinaggio. Dante stesso lo dice, no? Di usare i propri piedi, che sono la forza dell'anima, no? E quindi si pellegrina. Tutti quelli di cui abbiamo parlato stasera sono pellegrini, e sono pellegrini non solo fisicamente, ma pellegrini del tempo. Quanto ci hanno messo a scrivere queste opere? 6 anni? 10? 20? Una vita? È tutto questo? Tu hai detto una cosa molto giusta, Edoardo, no? Parlando di questo tempo, è il tempo in realtà, ed è il tempo che ci fa, è Dante che ci ha fatti. Cioè, non è che noi mettiamo in scena Dante, è lui che ci mette in scena, è lui che è nostro contemporaneo, è lui che ci fa. Siamo fatti da questo, siamo fatti da questo amore, da questa possibilità di ricominciare. Quindi Andrea diceva, sì, Purgatorio è proprio una opera didattica e non bisogna avere paura di questo, perché siamo eternamente studenti in questo, eternamente studenti dell'amore, del ricominciamento, della possibilità di amare. Quindi si può ricominciare ad amare. Ed è questo, insomma, tutti i cittadini di Ravenna, come prima erano più di 1 migliaio a fare Inferno, a Ravenna sono tornati, maggiorati, e poi siamo stati anche a Matera. Ma allora dobbiamo dire che la moltiplicazione... Mi ricordo! Non è solo Ravenna-Matera, è che a un certo punto noi le abbiamo chiamate tribù, no? Che è una parola così ambigua, ma da Milano, dalla Sardegna, dal Senegal, dal Belgio, dagli Stati Uniti, venivano ogni volta 10 persone, 15, 20, un gruppo, 70. Da Napoli sono venuti 50 bambini a fare con noi il Purgatorio dei Poeti a Matera. Tutti bambini delle elementari a gridare i versi di Majakowski, di Ette Illesum, di Simone Weil. Allora, tutte queste tribù hanno moltiplicato, ed è per noi adesso che siamo strafatti di Dante, siamo una droga, anche se Petrarca per me è sempre un grandissimo, vabbè, certo. È un supremo, insomma, tutta quella solitudine non può non corrisponderci, no? Non può, quella modernità terrificante, insomma, Dante era al di là di molto, ma un uomo del Medioevo, no? Che ci ha portato una tradizione somma e grandissima. Cosa che stavo dicendo? Questa moltiplicazione non possiamo più farne a meno. E pensate che io e Marco all'inizio, quando pensavamo alla commedia, avevamo detto, va bene, ci preme così tanto farla, dopo che è stata come un fiume carsico sotto le nostre opere, che cominciamo noi due, no? Cominciamo lì davanti al Teatro Rasi. Poi ci siamo guardati ridendo della ridicolaggine dell'idea, insomma. A quel punto abbiamo detto, va bene, no, non due, ma questo due si moltiplica, no? È un interstizio per un fiume che può passare. Ermanna, hai raccontato splendidamente, no? Come tutto. Me lo dici perché sai che sono timida quando parlo, vero? Ma no, tutt'altro che timida, no. No, perché fra l'altro hai risposto, e io ho intravisto una litigata da fidanzati, perché tu hai risposto a Marco quando hai detto è Dante che parla noi, sono questi maestri, ed è proprio il concetto del tempo, cioè tutto sommato la Divina Commedia è anche un viaggio appunto nello spazio in un'altra dimensione temporale, e se ci pensate questo è molto interessante, cioè è la sensazione che i grandi maestri, i grandi autori, i grandi artisti, e la cosa meravigliosa, come sottolineava Andrea Porcheddu poc'anzi, è che poi nei vostri spettacoli sono larghi, può entrare tutto, può entrare Majakowski, può entrare Dante Alighieri, può entrare Simone Weil, Ette Illesum, cioè è una grande festa, no? È continuamente la messa in scena di questo paradiso ideale, della cosiddetta comunità spirituale. Per cui davvero, cioè, i grandi autori, Spinoza parla con Wittgenstein parla con Aristotele, e sono la loro contemporaneità, è una contemporaneità molto più concreta, profonda, reale, incisiva di quanto sia la contemporaneità di me quando, che so,
esco per strada e magari mi trovo un signore, una signora che mi dice, che grida, non so, viva il Duce. Nel senso, quella è una contemporaneità accidentale, cioè mi capita di uscire per strada ed è inciampo in uno che mi insulta durante un'operazione di parcheggio, ma la contemporaneità decisiva invece dei felici pochi del Samorante, cioè di quella comunità spirituale, Simone Weil, Bruno, Spinoza, adesso sì. Dico solo filosofi perché mi è più facile, ma insomma quella comunità lì sta su una linea temporale che solo perché non la sappiamo vedere incide, pensiamo che non incida, ma è l'unica linea temporale reale, davvero potente. E allora una cosa voglio chiedere a Andrea Porcheddu su questo, cioè il teatro per certi versi, io sul teatro sono veramente abbastanza un cretino, quindi perdonatemi se sbaglio, ma il teatro da un certo punto di vista è una macchina, un luogo che enfatizza, dà potenza, accelera, fa partire questa nuova linea temporale, perché da una parte il suo essere circoscritto consente a tutti di comprenderne, come dire, una sua misura apollinea, misurabile, ma dentro la quale però accade quell'altra linea temporale che è l'unica linea temporale che conta davvero e che è determinante. Quindi in questo senso il teatro è pedagogico, perché consente a tutti di capire, attenzione, guardate che nella vostra vita non c'è soltanto quello del parcheggio, ma c'è una linea spazio-temporale che determina la vostra lingua e i vostri pensieri, anzi dovreste farvi determinare ancora di più la vostra lingua e i vostri pensieri per essere più liberi fondamentalmente. Diceva Flaiano che il teatro illumina, ecco, le nostre autobiografie, no? Cos'è il teatro? Non ho sentito. Il teatro illumina le nostre autobiografie, ci spiega chi siamo, quando siamo, no? No, ma il discorso è molto bello quello che stai facendo, Edoardo, naturalmente, e che prende spunto ovviamente dal lavoro di Marco Ermanna, perché effettivamente c'è un filo che parte dal teatro di Dioniso 2500 anni fa e arriva a Ravenna e arriva a Dublino. Cioè c'è un filo che si fa tramite i grandi uomini e donne di teatro, e in questo caso noi abbiamo a che fare con due grandi uomini e donne di teatro, Marco ed Ermanna, che sanno far parlare ancora quel rapporto con il Dio, con Dioniso, con ciò che è sopra di noi, e lo portano alla nostra città, alla nostra comunità e al nostro tempo. Allora, l'inferno delle albe aveva un tempo immersivo, noi entravamo dentro questo enorme frullatore, questi enormi gironi e ci perdevamo. Il purgatorio è un tempo più sospeso forse, no? Naturalmente, di attesa di qualcosa che sta arrivando. Ma il teatro è questo, è proprio questa capacità di creare tempo altro, di creare dimensioni altre in cui noi spettatori ci perdiamo quando funziona il teatro. Ci perdiamo e ci ricolleghiamo veramente a Epidauro, ci ricolleghiamo al teatro di Dioniso ad Atene, no? Sotto Pericle, insomma, e ritroviamo questa funzione civile. Allora l'elemento del coro è un elemento straordinariamente importante. La Divina Commedia è un continuo dialogo tra solisti e coro, no? Insomma, cioè, sono tanti personaggi, diciamola così brutalmente, no? Ci sono tanti personaggi. La cosa bella fatta dalle albe, anche rispetto ad altri allestimenti importanti, penso a quello di Romeo Castellucci, insomma, cose significative, perché di spunti ne danno. La cosa straordinaria, appunto, è proprio questa, cioè di aver trovato una dialettica significativa tra il protagonista, no? In questo caso appunto il poeta e il suo accompagnatore, e questo coro che è un coro eterno, che ha una temporalità eterna. Normalmente noi oggi usiamo la parola coro in un'accezione negativa, non fare il coro, no? Il coro del consenso, il coro dei politici, il coretto, no? Invece c'è quel programma televisivo che si dice fuori dal coro, che esatto, è impressionante, capito, è un abisso. Esatto, e invece qui ci stanno dicendo che il coro ha un ruolo fondamentale, cioè il coro è la città, a cui parlano questi protagonisti. Poi normalmente nella tragedia i protagonisti non è che fossero tanto felici, no? Insomma, avevano qualche problema da risolvere,
E il coro stava là a osservare, ad ascoltare, a dire, a partecipare. Allora il teatro oggi è, ce lo possiamo dire con un termine che oggi va di moda, il teatro è assembramento, no? Il teatro è coinvolgimento, il teatro è vicinanza sociale, non distanza sociale, no? E in tutto questo, appunto, vedi l'effetto a lungo termine, no, del Teatro delle Alve, ce l'hanno detto portandoci a scuola e con una pedagogia della speranza, vogliamo dirla, no? Forse, una pedagogia della speranza, ci dicono: guardate che c'è una possibilità. E questo nel documentario su Chibera è fortissimo. La promessa, la profezia di una promessa. E vedere quei volti di quei ragazzi, vedere tutti noi nel purgatorio che sappiamo che possiamo aspettare quella promessa, la realizzazione di quella promessa, è stato un momento, come spettatori, sia del documentario sia dello spettacolo, altissimo. Perché allora è lì, appunto, il collegamento con Epidauro e con il Teatro di Dioniso. Farci vedere cosa la nostra civiltà potrebbe essere. E ovviamente totalmente in controtendenza rispetto alle narrazioni politiche di questo momento, che sono tutti esclusioni, paura, distanza, no? Dante va lì e incontra le peggiori persone della storia e ci parla e le ascolta. E non è male. No, mi stavo pensando, non è niente, beh, ovvio, cioè, stavo pensando che non sarebbe divertente fare una specie di, vabbè, una stupidaggine, cioè di visione ucronica del viaggio di Dante sotto coronavirus. Cioè, tutti a distanza, aspettare un sacco di tempo per poter incontrare quel peccatore, nel frattempo, mentre una diventa subito Beckett, cioè, esatto. Per paradosso, cioè un Dante Alighieri all'inferno, al Purgatorio del Paradiso, col coronavirus e Samuel Beckett, cioè l'ingrediente mancante. Allora, Renata, Francesco, voi ditemi se per caso ci sono domande, cose, perché adesso ho visto l'ora che più o meno siamo secondo i tempi pattuiti, quindi datemi un cenno se c'è qualcuno che vuole fare domande. No, mi sembra, cioè, che no? Siamo tutti intimiditi, ma... Sono tutti intimiditi, non siate intimiditi! Io vedo lì un signore che si chiama Pietro Cea, che ha l'aria un po' da peccatore. Un po' purgatoriale, lo vedo lì, sorride. Bene, ok, però non si scompone, nel senso che è un assembramento. No, allora, però c'è un elemento che mi interessa ancora approfondire con Ermanna e con Marco, facendomi forza del discorso che ha fatto adesso Andrea, cioè questo elemento, allora, sciamanico del teatro. Sono tutti, mi rendo conto, sono tutte cose che chi si occupa di teatro le frequenta e quasi non ne può più di parlarne. Ma insomma, c'è questo elemento sciamanico per cui ogni volta che si ha a che fare con quei significati, no? E giustamente Andrea parlava del teatro di Dioniso e quindi dell'immediatezza assoluta, no? Che poi dà seguito all'espressione. Ecco, ogni volta che si ha, come dire, il teatro entra sempre immediatamente in contatto con quegli elementi lì, con quei significati. Il metodo, cioè quando, visto che prima mi è piaciuto quello spunto sul metodo, cioè prima il racconto, cercavamo il giardino per fare, una scuola per fare il purgatorio e poi ci siamo accorti che avevamo il giardino lì e da lì ci è venuto in mente allora l'elemento vegetale. Tutto questo è un racconto affascinante che ci racconta di un'esplorazione sciamanica, cioè si parte per cercare una soluzione logistica necessaria, concreta, materiale, ma quella ricerca è guidata da una sensibilità, da quella ricerca non solo è guidata da quella sensibilità, ma ciò che si trova piano piano in quella ricerca modifica la sensibilità che la porta. Si deve essere perennemente in ascolto delle forze del mondo esterno e delle proprie forze interiori. Allora, questo io trovo una cosa meravigliosa, cioè il teatro, anche se quasi non andasse in scena niente, ma se il teatro
dà quella forza lì, cioè ti allena ad avere questa specie di attenzione sciamanica rispetto alle cose, beh, già questo è indispensabile, già questo è denti alligator. Allora, se magari Marco Dermanna potessero dirci qualcosa sulle loro esperienze sciamaniche rispetto al metodo della loro ricerca teatrale. Siamo due sciamani diversi. Quindi questo me ne sono reso conto, Ermanno è per Petrarca, tu per Dante. Da là, infatti, per cui abbiamo, il lavoro che facciamo è proprio mettere insieme anche prima di tutto le nostre diversità, perché non siamo quasi mai d'accordo e solo da questo cercare faticosamente l'incontro spuntano poi le idee e le realizzazioni. Ma brevemente vorrei parlarvi di Chibera, perché lì Chibera è uno dei più grandi slam dell'Africa. E come tutti i grandi slam ha problemi che potete, sapete, no? Dalla mancanza d'acqua potabile, l'AIDS, cioè situazione terrificante. Mi sono trovato a lavorare lì, chiamato da una ONG molto, molto importante che è AVSI, che mi ha detto: Marco, abbiamo visto cosa hai combinato a Scampia e da altre parti, ti va di venire a lavorare qui? Ho detto sì, ma io mai stato a Chibera, non so che cosa, quindi prima lasciatemi venire per capire che cosa posso fare, perché magari non riesco a combinare nulla in quel contesto di serio. Mi sono trovato con 150 bambini adolescenti, quelli che avete visto nel film. E la prima volta ho detto: sentite, io vi parlo di una storia. Se questa storia vi piace, vi prende, la facciamo insieme. Se no, cambiamo, troveremo un'altra cosa. E ho semplicemente raccontato l'inizio della commedia. C'è un uomo sperso in un bosco di notte, pieno di paura. È il bosco dei suoi fallimenti, delle sue angosce. Cerca di uscirne, ci sono tre belve lì. Che cosa pensate che facciano queste tre belve? E tutti in coro se lo mangiano. No, ho detto, vabbè, ma qualcuno non la pensa un po' diversamente? E un bambino piccolino che alza la mano fa no. Arriva la sua mamma e lo salva. Dico, ma c'è già tutto. Sì, cioè tu la sai già allora, la conosci già questa storia, perché quell'uomo tra la selva oscura alle spalle e le tre belve davanti vede un'ombra che si avvicina e gli dice: pietà di me, che tu sia un'ombra o un uomo. Quell'ombra era un antico poeta che era il suo maestro e che lui poi nel corso del poeta, certe volte, del poema, certe volte chiama padre, ma una volta dice anche come una dolcissima madre. Virgilio come madre. Allora ho detto, ma sentite, per fare questa storia, perché i due, Virgilio e Dante, dovranno scendere all'inferno. E loro hanno detto, ma noi l'inferno lo conosciamo benissimo. Ho detto, ed è quello che mi dovete raccontare. Che cos'è l'inferno a Chibera? Io ho in testa Dante Alighieri, il coccodrillo. Ma voi avete in mente altri coccodrilli? E lì vi posso assicurare che ero io il più riconoscente per i racconti che mi facevano tutti i giorni. E che da quei racconti, in una maniera misteriosa, perché poi l'essere sciamani, no? È una cosa molto semplice e profonda, cioè è cercare di partire da un'idea e trasformarla in carne, in vita. E sono venuti fuori l'inferno, il purgatorio, il paradiso che avete visto. Quindi... No, ed è per certi versi il racconto che tu hai fatto. Io ricordo che appunto questo film, gli iscritti alla Dante Summer School ce l'hanno proprio per il materiale. Il racconto che tu hai fatto è per certi versi un regalo di Dante Alighieri. Cioè Dante Alighieri, dopo anni che tu l'hai che voi l'avete frequentato, eccetera, vi ha spedito all'inferno e vi ha detto adesso andate voi incontro a quelle storie. E quindi quella messa in scena lì è stato veramente in quella linea spazio-temporale in cui Dante Alighieri è contemporaneo di Marco e di Ermanna, eccetera. Beh, Dante vi ha portato lì e quindi avete accolto il fantasma di Dante Alighieri, il suo spirito che vi ha fatto rivivere quel percorso. Ho visto prima, se non sono troppo imbranato, che è arrivata una domanda di qualcuno, ma adesso valla a trovare la domanda. Aspetta, devo essere veloce. Allora, Marianna Orsi ha scritto una domanda. Scusate la banalità del paragone. Questa Divina Commedia africana ha qualcosa a che fare con l'Oresteide africana progettata da Pasolini?
Poi, scusandosi della domanda, fa una postfazione, non so come si dica. Io stessa non so molto del progetto di Pasolini, ma mi è venuto in mente. Vabbè, certo. Magari tutto ciò che viene in mente è sempre sano, è giusto. Prego, Armanna, Marco. Sì, beh, certo. Ha a che fare profondamente. Pasolini è una radice del nostro fare teatro. Tra l'altro, nell'Inferno che abbiamo fatto, Pasolini era presente. C'era proprio un filmato e Pasolini per noi era Brunetto Latini, il nostro, il maestro di Dante. Quindi l'abbiamo messo come maestro nostro, quindi proprio svelato. E quindi il suo andare in Africa c'entra con Chibera e c'entra con il sud, con il nostro sud, non solo del mondo, ma con il nostro sud dell'anima. Abbiamo un sud dell'anima che Pasolini ci ha svelato attraverso il mito, attraverso no, tutte le sue opere, attraverso i suoi film. Pasolini stava in un inferno, no? Un grande peccatore che poteva insegnare. Non dobbiamo avere paura di questa parola peccatore e didattica. No? In genere il teatro, c'è questa anoressia del teatro contemporaneo in cui si deve decidere la paroletta, in cui si deve essere pedantissima. Ecco, non so, per noi invece c'è l'interstizio, quello che passa qui, è sì, è quello, è sontuoso, bisogna essere... Cioè, c'è per noi il desiderio di questo sontuoso, di questa zoe che continuamente si vivifica, si ripropone, si rialimenta. E quindi sì, Pasolini, come Simone Weil, come tanti nostri filosofi contemporanei, insomma, facce di oggi eppure antiche, no? Se guarda tu adesso che sorridi, è così. È amare ogni faccia, cioè ogni faccia ha il proprio inferno, il proprio paradiso, insomma, è questo, non si può prescindere da questo, insomma. Noi peccatori possiamo insegnare, nel senso che raccontare, dire i nostri versi, nel momento stesso in cui vengono esposti, in un qualche modo, no, manifesta la nostra radice di creatura, insomma. E guarda, Armanna, adesso mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa fantastica. Cioè, tu prima parlavi del ricominciare e dell'amore, no? E non hai avuto il pudore di nominare amore, che è una parola meravigliosa. E adesso il discorso che tu facevi sulle facce, sulle cose, è una sensazione che davvero per me è quasi un criterio per vivere alcune opere. Mi capita quando io guardo un film, di Fellini, okay, io lì mi accorgo che non c'è inquadratura, fosse anche quella di servizio, la più, che non sia piena d'amore. Sì. Ama tutto ciò che mostra. Sì. E ciò che mostra può essere aberrante, può essere stupido, può essere, ma c'è l'unica cosa, la redenzione, lo sguardo dell'artista, cioè in un certo senso è quasi altro che hubris, cioè è l'artista che si permette, guardando, di redimere i peccatori, che ovviamente lo siamo tutti, ma insomma di redimere e di trasformare, emancipare da quella situazione. Ed è una cosa che fa venire la pelle d'oca, perché non guardi semplicemente un gran film, nel caso di Federico Fellini, ma assisti a un'operazione di amore e di redenzione che ha poi una funzione pedagogica, cioè che è una roba gigantesca, cioè non è parliamo di grande cinema, ragazzi, qui parliamo della vita e della morte. Sì. E che nasce, penso, da una grande umiltà, perché Fellini è il primo che si sente peccatore, creatura, sì. No? È la grande umiltà che poi gli fa guardare l'umanità in quel modo. Ne è parte, non la giudica dall'alto. E per me è esattamente forse il più bello insegnamento di James Joyce. Uno dei motivi per cui lo amo così tanto è che senti davvero che tutto è accolto, che tutto ci può stare, non c'è niente che ci possa far paura, compresa la parte peggiore degli esseri umani. No? Si è accolta, ci sta lì e si sta dentro, ci si può sempre fare una birra al pub, idealmente.
è realmente nel senso della, del gesto d'amore, dell'accoglienza, e questa era, mi sembra una cosa gigantesca, ma rischio di diventare retorico. E come diceva un altro mio maestro, Rodolfo Wilcock, al primo cenno di impegno morale, mettersi a letto, adesso non dico che dobbiamo mettersi a letto, ma insomma, per pudore ci fermiamo qui. Ci sono altre domande? Mi sembrano tutti ammutoliti. Però tutti ammutoliti. Io qui se scorro le immagini di Zoom, se scorro, perché io qui vedo solo nella schermata ne vedo 9, se scorro ne vedo altri. C'è altro che inferno dantesco, eh? Ci sono delle espressioni. No, insomma, wake up! Ok. Devo per delle domande, insomma, niente. No, vedo che Igor suggeriva così, ricordava che Pasolini ha scritto anche proprio la Divina Mimesis, quindi la sintonia era forte, evidentemente. E poi, come diceva Ermanna, tutto il lavoro scolastico di Pasolini, no? Pasolini insegnante, il suo ruolo pedagogico, il suo ruolo di intellettuale pubblico, insomma c'è tutto quell'elemento lì, c'è l'amore, il peccato, la pedagogia, è un gigante, stiamo parlando di un gigante come Paolo Pasolini. No, poi a me aveva molto colpito il fatto che, d'accordo, inferno nel cielo sopra Chibera, però alla fine avete avuto il coraggio di far sbucare un paradiso. Sì. Io l'ho trovato sorprendente e coraggiosissimo. Ma guarda, non potevamo non finire così. I ragazzi non l'avrebbero voluto, perché per mille motivi, è incredibile come dentro a quella povertà estrema, a quelle condizioni di vita che giustamente noi sentiamo come un inferno, loro le sentono come la loro vita quotidiana. E anche nella povertà più estrema questi bambini hanno un sorriso e hanno un'accoglienza. Io mi sono sempre sentito accolto da loro, che era un piccolo paradiso quello che si creava. Quindi se avessimo chiuso anche solo col purgatorio per le vie di Chibera, che pure è stata un'esperienza, perché avevamo anche chiesto, per favore, la polizia può fermare le macchine che dobbiamo fare il corteo? Sì, sì, non vi preoccupate, pagateci quel tanto e ve le fermiamo. Abbiamo fatto il corteo in mezzo alle macchine che ci sgassavano in faccia, però i ragazzi continuavano a gridare il desiderio di cielo e non si poteva non chiudere con gli ultimi versi del 33esimo del Paradiso. Cioè, quel Vergine Madre, figlia del tuo figlio, per loro era il Paradiso. In una situazione, tra l'altro, dove i bambini senza famiglia sono il grado più profondo dell'inferno. Cioè, avere un babbo e una mamma che ti guardino e ti sorreggano è un lusso a Chibera. Quindi poter finire con l'immagine di Maria, per loro era, tutti loro erano, dobbiamo finire così. Se è una cosa, allora, questa cosa qua è strepitosa per due motivi. Il primo motivo è che, appunto, come ci ha detto adesso Marco, erano quelle ragazze, quelle persone che hanno imposto, e attraverso quelle ragazze e quei ragazzi che Dante Alighieri ha parlato, ha imposto se stesso in quel racconto. E loro da sciamani non potevano che accogliere quello spirito e dargli una mano a manifestarsi. E questa esigenza che nell'inferno assoluto si pretendesse il paradiso, proprio, e alzo il pugno, e qui c'è Majakovskij, c'è la grande, e la protesta di Giacobbe con Dio, eccetera. A me fa venire in mente un'altra cosa strepitosa che si lega a tutto questo discorso, è la terza sinfonia di Gustav Mahler, dove a un certo punto Mahler lì racconta la creazione dell'universo, no? C'è un primo movimento gigantesco in cui c'è la creazione, tu senti proprio la forza della natura che trema e che si espande, e poi mi pare nel terzo movimento della terza sinfonia, Mahler fa cantare, a un soprano, se ricordo, fa cantare dei versi dallo Zarathustra di Nietzsche, molto semplici, in cui Friedrich Nietzsche dice: al dolore basta dire vai via, la gioia pretende l'eternità. E questa pretesa di eternità nicciana, meravigliosa, risuonata da Mahler, eccetera, si è manifestata anche lì. Quindi è anche lì, quindi quella manifestazione è ancora un'uscita da questo banale spazio-tempo in cui siamo per andare nello spazio-tempo, e passa dappertutto, cioè l'essere umano come veicolo di significati,
perennemente attraversato di sedi che si sintonizza come una radiolinea, li intercetta, li può far manifestare. Ragazzi, meraviglioso. Qui trovo una domanda e un'osservazione molto interessante che proprio ci fa capire come tutto un po' a effetto domino e a onde che si espandono. E Rakesh Kumar ci chiede quali somiglianze vedete tra se questo è un uomo Levi con la Divina Commedia. Ricorda che Primo Levi nel libro, insomma nel famoso capitolo dedicato al canto di Ulisse, paragona il suo compagno di inferno piccolo a Ulisse, a una guida. Sì, ma è un momento indimenticabile quel passaggio in cui sembra che Levi quasi si stupisca di come basta poi raccontarlo Dante. Per farlo sentire, no? Tante volte nella nostra scuola non facciamo amare certe volte i classici, perché magari iniziamo, ma non li portiamo veramente, cioè nella loro grande smisurata profondità e architettura c'è qualcosa di semplice al fondo. Riuscire a partire da quel primo livello, no? Riuscire a raccontare la Divina Commedia come la fiaba di un bambino che si perde in una selva oscura per approdare alla luce. Ma questo parla a tutto il mondo, e parla anche ai nostri adolescenti, tante volte svogliati, no? Però in tutti questi anni, Andrea anche lo sa bene che ci ha seguito in tutte le nostre non scuole, no? Con gli adolescenti di tutto il mondo. Ma gli adolescenti sono gli esseri più straordinari e belli e vitali che ci siano. Il problema siamo noi, non sono loro. Cioè, il problema siamo noi adulti se li prendiamo sul serio e non se, ma adesso ti dico io come devi vivere. No, lo dobbiamo scoprire insieme. E torna l'umiltà di prima, l'humilitas di San Francesco, no? Che ci vuole per fare 8:30 di Fellini, la Divina Commedia, ma anche per parlare con un adolescente in un istituto tecnico di Mestre, tanto per dirne una, insomma. Ma forse parte tutto da quel ricominciare, nel senso che se amiamo veramente una cosa, quella cosa, l'altro se ne accorge, l'altro si sente guardato, ascoltato, no? L'adolescente, il bambino, sa benissimo dov'è la verità se tu non fingi. Forse è lì, no? È proprio in questo amore che finora, no, abbiamo evocato e cercato di dire con la A maiuscola, no? Che ci contiene tutti, insomma, questa grande anima. È questa l'unica cosa, poi semplicissima, insomma, attraverso questo tutto può accadere. Beh, Renata, che dici? Io sono commosso. Io molto di più. No, poi peraltro mi piace, Edoardo, che tu abbia accennato al discorso musicale, perché domani parliamo di progetti per un concerto futuro. Anche questo è un progetto per una rappresentazione futura, perché la Summer School ha preso questa strettoia che però da un certo punto di vista ci ha dato anche lo spazio per riflettere, no? per ragionare, per metterci in ascolto. Vorrei ringraziare Silvia Pagliano che appunto nei primi contatti diceva siamo in ascolto. Mi ha molto colpito questo modo di Silvia, la vostra collaboratrice del Teatro delle Albe, che ringrazio per aver tenuto il filo di tutta questa organizzazione, e che appunto nelle prime conversazioni diceva era all'inizio della pandemia e si diceva come faremo, cosa faremo, diceva, siamo in ascolto. Noi cominceremo a fare questa cosa in questo modo, abbiamo detto, però con l'idea di farla diventare una cosa poi secondo le antiche tradizioni, ma con la radice nuova anche della possibilità di usare questi strumenti, cioè adesso avere il vostro meraviglioso lavoro a disposizione del pubblico per questi 2 giorni, ma ci ha anche insegnato che possiamo avere dei contributi anche, no? Se non riusciamo proprio ad avere le persone, abbiamo una cosa in più che non basta, naturalmente. E vedo una domanda qui. Sì, l'ho letta io adesso. Fontana, vuol magari dircelo direttamente lei? O...
Sì. So where... sì, okay. Ciao. Ciao. Una faccia. Ops. Non si sente. Io fallo tu, Sara. Fallo tu senza che lo faccia io. Sto cercando disperatamente di... Ecco. Ok. Okay, ce l'abbiamo fatta. Grazie, grazie veramente per questa opportunità. Sono facce tutte note, quindi io vi saluto prima di tutto. Ed è bellissimo vedervi, anche Silvia, e sapere che state tutti bene. Nell'arco di questa pandemia ho seguito un po' tutti i post, i vari appuntamenti, perché è terribile dover stare distanti dai teatri. È veramente proprio nei momenti in cui non possiamo fare le cose, ci rendiamo conto di quanto siano estremamente importanti e quanto diamo per scontate certe libertà di muoverci, di fare, che sono veramente, non dico utili, ma proprio incredibili. E quindi la mia domanda era proprio riferita a qualcosa di cui vi ha già sentito parlare, sia al Martin Segal a New York, ma anche proprio rispetto ad altri spettacoli su Dante che ho potuto vedere in questa parte di anno molto corto, in cui ho iniziato a proprio studiare su queste cose. Ed è proprio un argomento che a me sta a cuore, ovvero il fatto di vedere come finale Greta e anche proprio, mi riferisco a Greta Thunberg, e proprio tutti i bambini che declamano di nuovo versi che avevano poi fatto nella scena delle farfalle, dei vermi, così. Per me è stata un'emozione viverla proprio lì a Ravenna, però vorrei chiedere, magari, dato che so l'entità della scuola di Dublino e che ringrazio vivamente per questa opportunità, però magari qualcosa che vi ha portato proprio, non so, tramite la non scuola, tramite proprio il processo che voi attuate ogni volta, no? Anche grazie al cerchio, proprio per arrivare a decidere di mettere una cosa, un'immagine anche in questo caso, molto forte di questa ragazza che da qualche anno ha deciso di prendersi questa responsabilità volontariamente e di essere portatrice anche della voce di tantissimi adolescenti che in lei si rivedono e grazie a lei hanno iniziato a parlare, ad avere una voce anche proprio importante per il futuro. Quindi, ecco, la mia domanda era proprio su questo. Ma, non so, è stata un'immagine che ci è venuta subito riguardo al giardino dell'Eden, no? Che cos'è oggi il nostro giardino quando sono così rari i giardini nelle città in cui viviamo? E quindi era una fatica avere un'immagine. E quindi è arrivata Greta, perché comunque seguiamo, no, tutta la sua questione. E Greta porta il nostro vegetale, no? È la nostra forma vegetale. Greta è colei che cura. E il giardino dell'Eden è curato da una adolescente, no? Da Matelda. E quindi Greta è la figura di Matelda. È proprio questa figura che immerge Dante e che ci immerge in una possibile purificazione, per poi prendere il coraggio di ascoltare parole verticalissime, no? Di darci la possibilità di una luce e quindi anche di un silenzio, che è un silenzio con una parola interiore. Questa è Greta. È stata un'immagine per molti anche così spudorata e estremamente amata, e per altri molto criticata. È stato criticato questo nostro finale, no? Come se fosse troppo esposto. Non so, vuoi dire una cosa, Marco? Il fatto della sgridata. Cioè, Beatrice, ok, sì, sì, sì. No, vai, vai. No, dillo tu, dai. No, ma è che... qualcuno l'ha vissuto, ecco, mettono una cosa contemporanea, no? Per attualizzare. In realtà, che cosa succede a Dante quando incontra Beatrice? Si prende una grande sgridata. Dice, e lui dice, oh, quasi ammiraglio sembrava, no? La donna tanto amata gli chiede
gli chiede conto delle sue azioni. E in realtà che cosa sta facendo Greta da mesi a questa parte? Noi poi decidemmo di metterla dentro, che ancora non era appena uscita, non era ancora esploso il fenomeno Greta. E però Greta ci dice, ti muovi o no? Cioè, è allo stesso tono da ammiraglio, con quello sguardo severo che ha, della Beatrice Dantesca. Quindi per noi era molto invece in dialogo con il testo, con le terzine di Dante. Io sono d'accordissimo. Ed è interessante perché guardate come è stata trattata il discorso che c'era prima Marco Martinelli sugli adolescenti, no? Come viene trattata dalla pubblicistica la figura di Greta in maniera vergognosa, cioè, e nello stesso tempo guardiamo quella stessa immagine vergognosa, come vengono trattati gli adolescenti, come vengono trattate le donne, come vengono, cioè, attraverso categorie e modi di disprezzo automatici e non pensati. E nello stesso tempo, se noi guardiamo la figura di Greta, lei ha un modo di fare che sembra quasi, giocando con l'immaginazione, una persona che arriva dal futuro, non è contemporanea. È proprio l'idea di una persona che sembra vivere nei tempi futuri, che ha trovato il modo di tornare indietro nel tempo e sta cercando di cambiare la linea spazio-temporale. Cioè, Greta è gigantesca, è importantissima, e trovo meraviglioso il fatto che sia messa lì appunto nell'opera teatrale di Ermanno e Marco. È un cortocircuito di quelli che fanno loro, in sostanza. Perfetto, è filologicamente inappuntabile per chi ha, come dire, l'ossessione filologica, e l'hanno dimostrato benissimo. Sì, peraltro volevo ricordare anche ai partecipanti alla school che proprio è il canto 30° del Purgatorio, quello che generosamente hanno messo a disposizione i nostri amici per l'ascolto, e quindi è Ermanna che legge e dice, insomma, queste belle parole dure di Beatrice che ci accoglie in questo modo nel paradiso terrestre. Ottimo. Beh, ma insomma, che dici Renata? Io dovrei andare. Tu devi andare perché hai mille trasmissioni da seguire. Però noi ti prenotiamo fin d'ora per il prossimo anno, anche se vieni prima di Bloomsday, non importa. Cercheremo di fare una commissione Bloomsday Dante Summer School, così l'alligatore troverà... Sì, dovremmo presentarci tutti vestiti da coccodrilli. Crocodile Rock. Sì, Crocodile Rock, fare una grande festa. Una cosa paradisiaca, sì, proprio. Paradisiaca, sì, sì, dove però il paradiso sembra l'inferno e qui diventa Purgatorio, che è il nostro meraviglioso orizzonte. Io davvero non ho le parole giuste per ringraziarvi, dico solo grazie davvero e arrivederci a presto. Noi vi aspettiamo a Dublino e niente, sapete che siete a casa vostra qui, e domani ci ritroviamo per un'altra sessione, l'ultima, e finiremo in musica peraltro, quindi parleremo di un possibile concerto futuro che non si è potuto realizzare questa volta, ma che di cui raccontiamo i retroscena possibili, così come questa volta abbiamo raccontato il dietro le quinte e le prospettive inaspettate anche di queste invenzioni vostre, di cui vi siamo molto grati. Quindi non so se Igor vuol concludere o dirci qualcosa. No, oltre che ringraziarvi moltissimo di tutte le suggestioni, le belle idee che ci avete regalato, anche la leggerezza proprio nel senso che intende Calvino, no? Nel trattare certi temi, certi, e poi la rilevanza proprio di tipo esistenziale che ha questi temi, cioè proprio un Dante anche nuovo, rinnovato, no? Si parlava del Purgatorio, no, grazie, ecco, questo è quello che è. Grazie Igor, vedo anche delle manine che esplodono sugli schermi, ma le manine famose di Ermanna, perché poi qualcosa del piatto grande sulle manine sono comparse proprio per salutarci sciamanicamente, ma quella sarà un'altra, la prossima puntata. Grazie. Davvero
grazie Andrea Porcheddu. Grazie, grazie a voi. Renata, grazie di tutto, grazie, viva Dublino! E viva il Teatro delle Albe! E viva Dante Alligator! Denti Alligator! Ciao, Edoardo! Ciao, grazie a tutti! Grazie, grazie. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao!